direttore della colonia decide che i confinati, quando vengono chiamati alla, per l'appello, devono dire presente e fare il saluto romano. La maggioranza era comunista e ce n'è uno che fa il saluto romano. Difatti, il giorno dopo, ho messo fuori l'avviso, fanno l'appello e i confinati passano più, senza neanche dire presente, passano fuori così. Il che crea un grande scompiglio per loro. Il direttore forse si è reso conto di aver fatto una stupidata, perché c'è lì 150 comunisti e 45 degli altri che sono lì perché hanno fatto anni di galera, fanno anni e vengono a farti il saluto romano, niente da fare. A questo punto ha fatto la sua piccola decimazione anche lui, ne ha scelti una quindicina, non ricordo quanti, sul libro c'è però, e li ha denunciati alla polizia a Foggia. Non mi ricordo se li hanno portati a Foggia o se gli hanno fatto la cosa nel carcere lì di Tremiti. Fatto sta che la cosa è finita in niente, insomma, hanno fatto questa specie di processo, ma non c'è stata nessuna conseguenza particolare. Però c'è stata questa per dire che oltre a quello che prevedeva la carta del confinato come obblighi, c'era poi l'iniziativa dei singoli direttori delle colonie. Non ho capito. Certo.